Beh, oggi ho firmato l'atto in cui costituisco il gruppo di lavoro costituito da grossissimi magistrati a livello nazionale e grossi esperti ambientali, finalmente per introdurre il DASPO ambientale e la legge Falcone e Borsellino che si usa oggi, si applica solo per i reati di mafia, anche all'ambiente. Cioè chi ha inquinato lascia il territorio, il DASPO ambientale, chi ha inquinato risponde di tutto il suo patrimonio che diventa patrimonio dello Stato. Col dovuto rispetto, chi ha inquinato se ne deve andare via in mutande. Bussi, i soldi ci sono tutti i soldi e verranno assegnati presto, non sono stati mai bloccati, era semplicemente una questione di contabilità. Abbiamo cambiato il capitolo di spesa, ma i soldi sono là tranquillamente, ma non è solo questa la notizia. Ho già dato mandato di fare causa civile a Edison, perché al di là della prescrizione ambientale c'è una responsabilità civile. Il danno ambientale si misura non solo in termini penali ma in termini civili. La mia richiesta è stata già firmata e l'Avvocatura Generale dello Stato ha già depositato gli atti.